Quindi andiamo avanti. Si fa subito qui si dettaglia questa scogliera per fare una scogliera, una classica scogliera di quelle che hanno a Pergine Valsugana, il lungomare di Pergine Valsugana. E qua pensate di fare una mezza specie di muretto di contenimento. E per poi realizzare sotto invece una scogliera come quella che hanno a Pergine Valsugana. Quindi se si continua con la realizzazione del paesaggio, alla fine si tratta più che altro di questo, di questi video. Diciamo che fare una scogliera non è poi così intuitivo, eh. Ecco, io adesso utilizzo questa mod, no, sinceramente non mi ricordo come si chiama, comunque sempre di origine tedesca. Mettiamo un po' di sassi così come capita. Io tengo premuto il tasto per far roteare gli asset mentre posiziono, così si mettono un po' random. Metto massi di colori diversi, sperando di dare un minimo, di cercare di dare un po' di realismo, ma mi rendo conto che c'ha i suoi limiti. Qui realizzo anche un po' di spiaggetta, un po' di detriti sotto la scogliera. E si va avanti con posizionamento della natura, mettere le piante, queste cose qui. Qui l'idea è praticamente di fare uno scorcio con il treno che passa davanti all'acqua. Sopra invece c'è l'autostrada, superstrada, chiamiamola municipale, con i soliti archi. È passato un bel ETR e via, si continua a paesaggiare. Diciamo che in realtà la scogliera è una scena subito dopo questa qui, però l'ho anticipata. Vediamo qua se si vede, se inquadro lì la zona della scogliera. In realtà in questo momento non è fatto ancora nulla, quindi vabbè, anche qui realizzo sempre una zona con gli scogli. In questo video mi occupo della realizzazione di questo lato, perché qui c'è un lago, no? Io aggiungo dettagli da questo lato, da questo versante. Nel prossimo video cerco di fare anche quell'altro, in maniera tale che a colpo d'occhio non si vede una parte fatta e una parte non fatta, è brutto, no? Sempre paesaggio di campagna. A mettere erbe, erbette, piantine, foglie, arbusti e qui una linea di cipressi misti a piante simil oleandro che spesso si trovano anche nelle autostrade in Italia sui bordi. Oleandro è una pianta maledetta, infestante e poi tra l'altro avvelena anche il terreno perché non fa crescere altre piante intorno. Metto un bosco per coprire la miniera, la cava. Paesaggiare e poi diciamo anche nel prossimo episodio aggiungo anche un po' più di dettagli sulla linea ferroviaria, tra cui appunto i famosi passaggi cavo, i cavelli, insomma i cunicoli. E si procede sempre bosco, campagna, erbacce, sicché ad un certo punto qui, dopo aver dettagliato questo ponte, questo viadotto ad archi,
averlo ritagliato mi dovrei occupare di una linea elettrica ad alta tensione che verrà posizionata qui in zona. E infatti eccoci. Faccio passare prima mezzo le piante, poi chiaramente, come succede anche nella realtà, dove c'è il verde, va tagliato perché non si può correre il rischio che un albero entri in contatto con la linea elettrica, con i cavi della linea elettrica. Qui ho distrutto un pilone per errore. Un traliccio. Là. Qui posiziono un casolare fattoria sostanzialmente con alberi posizionati in modo disordinato. Insomma, realizzo una proprietà privata. Invece mi muovo verso la cava e realizzo sempre una zona di campi e fattorie. È un po' ripetitiva sta cosa, è un po' rompe le balle. Però alla fine c'ha pure. Alla fine è bello, il risultato è bello da vedere. Almeno per come sono fatto io è abbastanza è accettabile, mi soddisfa. Qui dei silos per mettere grano, quello che è. La strada, qua continuo. Poi tra l'altro qui si vede anche, a un certo punto inizio a utilizzare la texture farmland che scopro troppo, anche, ho scoperto anche troppo tardi. Praticamente posiziona. Passando col pennello ti posiziona in automatico delle campagne in maniera variegata, quindi campi di grano, i campi arati, i campi coltivati con altre piante. Bello, lo fai in automatico. E arrivati qui, questo è il famoso posto dove vorrei posizionare un distributore di benzina, un'area di servizio. E non avendolo ancora realizzata, non avendo, cioè, più che altro pure bisogna capire un attimino come modellarla, come organizzarla. Non avendola ancora prodotta, faccio finta che intanto il cantiere è stato avviato, stanno costruendo, hanno preparato il terreno per far venire sto distributore, area di servizio. Qui ci sono gli escavatori all'opera. Cioè, adesso sono tutti in pausa, stanno tutti in pausa caffè. Materiale posizionato a terra, pronto per le costruzioni. Gli autocarri, qui questo qua mi sono accorto che c'è un problema a sta mod perché gli attacca il rimorchio che dovrebbe essere distanziato dalla cabina, in realtà gli entra dentro, quindi c'è un problema con le mesh. Però questo è dell'autore, strano, non mi posso fare niente, l'autore è lui. Prima o poi se ne accorgerà. È una cavolata, basta solamente spostare una mesh, non è niente di che. Intanto a casa mia passano i treni. Qui
Qua mettiamo un container. E poi delimitiamo l'area di cantiere. Macchine parcheggiate e delle torri faro. Giustamente, finché devono lavorare è meglio posizionarle. E qui continuo a decorare il paesaggio circostante. Con questa sequenza si chiude il video. Questo è giusto per far vedere a che punto sono arrivato.